ragazzoli, benvenuti in questo nuovissimo video di Brawl Stars. E oggi, come avrete letto dal titolo, vi spiegherò come colorare le vostre iscritte, il vostro nome o addirittura la descrizione del vostro club, come potete vedere di qua su Brawl Stars. Mi raccomando però, lasciate tutti quanti un bel pollicione in su fin da subito per nuovi video tutorial di Brawl Stars, e per non perdervi i prossimi video cliccate tutti quanti sul tasto iscriviti e abilitate la campanellina delle notifiche. E adesso passiamo direttamente al dunque. Infatti, per colorare il vostro nome ovviamente dovete modificarlo, quindi andrete a sprecare la vostra, tra virgolette, chance di modificare il nome, quindi state attenti. Basta andare in alto a destra sulle impostazioni e poi su cambia nome. Io ovviamente non lo cambierò, ma vi farò vedere solamente come fare. Infatti il procedimento è abbastanza semplice, dovete scrivere, diciamo, dei codici, e mi raccomando scrivete bene altrimenti sbaglierete tutto. Quindi andiamo a mettere il simbolo del minore, poi scriviamo C minuscola e vedrete che si andranno ad eliminare questi due simboli. Non li ho eliminato io, si eliminano in automatico. Dopo aver messo minore e C minuscola, bisogna mettere un numero. Ogni numero corrisponde al colore che volete inserire. Qui sullo schermo vi farò comparire una tabella dove ogni numero corrisponde ad un colore. Scegliete voi il colore che volete utilizzare. In questo caso utilizzeremo il 3, che corrisponde al verde, un bel verde chiaro. Quindi andiamo a mettere 3 e a questo punto non ci resta che inserire il simbolo del maggiore per andare a chiudere questa prima parte. E adesso scrivo il nome, ad esempio Kazu. Dopo aver scritto il nome che volete voi, io ho scritto Kazu perché mi chiamo Kazu-san, non ci resta che mettere di nuovo il simbolo del minore, raga, il minore, non il maggiore, non imbrogliatevi. Poi mettiamo lo slash che va verso destra, un'altra C minuscola e mettiamo il simbolo del maggiore per andare a chiudere il tutto. E guardate qui, si è colorato il nostro nome. Però io non voglio salvare perché voglio il nome bello scritto in grande, Kazu-san, perché ho il presentimento che Kazu-san per intero non ci entri se volessi colorarlo. Adesso prova ad inserirlo anche tipo nella chat del club, voglio vedere se si colorano anche le frasi che andiamo a scrivere. No, sul clan non funziona, ho fatto un'altra prova nella chat del clan, del club, scusate. Però in ogni caso potete farlo anche nella descrizione del vostro club. Infatti qui ho scritto direttamente da Clash Royale in rosso, club ufficiale di Kazu-san, l'ho scritto in rosso, e poi il resto. Ah, a proposito, colgo l'occasione per dirvi che ho creato anche un'accademia che si chiama Kazu-san Crew 2. Se vi va, entrateci. Se avete meno trofei, magari non avete i requisiti per entrare nel clan principale, il tag lo trovate proprio di qua. A questo punto, raga, direi di farci qualche partitozza. Mi trovo a 1603 trofei, sto scalando un bel po', e l'ultima chest che ho aperto, ovvero quella lì dei 1600 trofei, il Mega Box, ho trovato il nostro carissimo Stecca, che è abbastanza forte, raga, ci sta, perché il danno che fa rimbalza anche sui muri, le pallottole che lancia, quindi direi che va bene. Però non lo proviamo adesso visto che ce l'ho ancora a livello 1. Infatti adesso proveremo a farci una sopravvivenza con Bull, lo portiamo a livello 5 visto che lo sto utilizzando abbastanza, è al grado 9, però mi sa che sta sopravvivenza ce la andiamo a perdere perché ho giocato un bel po' di sopravvivenze e ne ho vinti abbastanza, quindi... E metto a Raffa Gemme. Ma ci sta, i soliti fail di Kazu-san. Quindi facciamo una cosa, ci facciamo questa Raffa Gemme visto che già ci siamo, e poi ci facciamo una bella sopravvivenza perché Bull è bello da giocare nelle sopravvivenze. Ok, abbiamo ucciso Shelly, scappiamo, abbiamo due gemme in saccoccia. Raga, questo qui sta utilizzando Baril, ma solo io Baril non lo so utilizzare in nessun modo. Cioè proprio, no, mi hanno killato, raga, c'avevo tre gemme addosso. Non bisogna osare troppo in questa modalità Raffa Gemme, altrimenti ci rimanete secchi. Cosa è successo? Si è buggato tutto. Attenzione, ok, abbiamo tre gemme addosso, prendiamoci sette gemme addosso, mamma mia. Seriamente mi date questa responsabilità?
No, non voglio questa responsabilità addosso. Dai, uccidete a questa, pigliatevi quest'altra gemma. Siamo a 9 gemme, i miei compagni di squadra si stanno comportando bene. Io non posso avanzare più di tanto perché ho troppe gemme addosso. Quindi rimaniamo... No, non avanzate, raga, no, non farti uccidere. No, 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 scappa, scappa. Madonna mia, quanto sei scemo, dai, no. Ok, ho ucciso questa. 4, 3, 2, 1... E ce la portiamo a casa, davvero veramente semplice, non ho giocato proprio. Va bene, brava Shelly, più 5 trofei, ma a questo punto direi di farci una bella sopravvivenza, perché, e l'avevo detto, c'è anche la modalità Foot Brawl. Stamattina ho fatto più di 100 trofei con Foot Brawl, raga, mi raccomando, giocateci perché si fanno trofei davvero a go-go. E let's go, modalità sopravvivenza in solo. Io punto almeno a classificarmi nella top 3 per non perdere trofei e siamo tranquilli. In sopravvivenza, modestamente, me la cavo abbastanza. E adesso facciamo un mega fail, ma ci sta... perché riesco ad equilibrare bene il camperare con l'attaccare, quindi diciamo che attacco nel momento giusto. Ora spero di non trovarmi nessuno di qua. Danneggiamo, raga, se ci pinghiamo pure se due casse siamo veramente a cavallo. C'ho quella là addosso, fammene andare, fammene andare. No, 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 dai, bro, 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 vattene, bro. Bro, dai, via, 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 via. Ok, non c'è nessuno di qua. Io devo ricaricarmi un secondo. Ci nascondiamo. C'è un bel barile da questo lato. Non mi fa paura più di tanto. E ci facciamo a questo qui. Ok. Ci abbiamo un barile di là, raga. Attenti. Da tablet non riesco mai ad utilizzare la super. Siamo ancora 9 brawler. Però ci abbiamo 5 powerpoint. Direi che ci sta. Ci siamo un secondo camperati fino a quando non arriviamo verso i 6-7 brawler. Ne siamo 8, ok. Si sono killati ancora. Non so. Non mi conviene, non mi conviene, perché adesso si è ricaricato anche la vita. Ci siamo ancora un pochettino camperati. Ok raga, andiamo contro Baril. Baril, sì, se ne scappa Baril. Baril è ottimo per scappare. Fino ad ora l'utilità di Baril che io ho trovato è solamente questa, cioè scappare. Oh, attenzione, un altro bull, però c'ha più trofei, c'ha più powerpoints di noi, quindi non ci conviene andargli contro. Siamo rimasti in 4. Eh no, ci ha fatto, raga. Aveva 6-7 powerpoints, quindi non ce l'abbiamo fatta, però quarto posto più 3 trofei, direi che ci sta. Ok, ci facciamo l'ultima partita. Chiudiamo in bellezza con Foot Brawl. E voglio utilizzare Frank, che a parere mio, raga, Frank insieme a Mortis, che è una carta mitica, è uno dei migliori brawler per quanto riguarda Foot Brawl. Anche il primo è abbastanza buono in questa modalità, ma a parere mio Frank spacca davvero tutto, sia in modalità sopravvivenza che in Foot Brawl. Quindi vediamo se riusciamo a fare qualche danno, ovviamente, però se c'ho il primo addosso che mi dà fastidio, stugniamoli tutti. Ok, riesco a far avanzare il mio amico, raga. E ci siamo portati il punto a casa, perché io con Frank ne ho spaccati due, proprio con due o tre colpi, per farvi capire. Quindi se avete Frank, utilizzatelo in Foot Brawl, che è davvero un'ottima carta. Ok, abbiamo ucciso Nita. Il primo se l'è scampata stavolta, però ok, lui pensa a perdere tempo, ma più di tanto non ci interessa. Vi vado a prendere il potenziamento. No, dai, no, no, no. Se l'è preso il mio compagno, vabbè. Era meglio se ce l'avessi avuto io, in realtà, perché adesso lui si fa killare come il pollo. Stugniamo tutti. No, raga, però devono andare a difendere. Devono andare a difendere. Difendete, raga, difendete. Ok, l'hanno difesa. GG per loro. Stugniamo Nita, non la facciamo avanzare. Vediamo se la cava, Bull. Dai, Bull, dai, Bull. E ci portiamo la partitozza a casa in davvero pochissimo tempo. Ed è durata anche abbastanza sta partita, vi dirò di più. Causasan migliore, più 5 trofei, va bene così. Il carissimo Frank ce l'ho al grado 12. Vediamo se riusciamo ad aprirci anche il baule. Dimmi di sì, sì, mi sa di sì. E infatti passiamo con l'apertura del baule. Dai, dammi qualcosa di buono, anche se credo che adesso le probabilità siano calate, perché ho trovato stecca. Ma questi sono dettagli. 16 monete,
4 punti energia ci sta, così tra poco posso potenziarla. E infine punti energia per stecca, va benissimo così, non abbiamo neanche oggetti extra, ma ci accontentiamo. E direi che per questo video è tutto, lasciate un pollicione in su se vi è piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, abilitate tutti quanti la campanellina delle notifiche e fatemi sapere se colorerete il vostro nome. Mi raccomando, scrivete il codice nella maniera giusta. E qui da Kazusan è tutto, e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!